Amici, buon pomeriggio, più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Estra Mario Daga Tanaresso, dove tra qualche istante per il quinto turno di campionato Serie C scenderanno in campo le due formazioni già schierate a centrocampo, la formazione Lamensba Arezzo, canonica maglia bianca Amaranto, contro la formazione giallo-verde del Bismederi Costone Siena. Tutto pronto, dicevamo, in questo quinto turno che vede la formazione aretina dopo la brillante vittoria di Pontedera dell'ultimo turno, in piena efficienza, anche se l'assenza tra le file del nostro guerriero Claudio Castelli è stata decisiva e determinante per una sconfitta esterna, sconfitta interna contro la forte CMC Carrara. E comunque deve riprendere consistenza dato la formazione di casa, che entra in questo pallone a due scollenato dall'arbitro, il primo arbitro signor Sgherri Tommaso di Livorno, coadiuvato da Andrea Pinelli di Montecatini. Vediamo in attacco la formazione, finta la realizzazione, è il numero 8 che la mette dentro, Angeli. La formazione aretina va in questo, il primo roster è composto da Raul Giommetti, da Gramaccia, da Kirlisse non va, rimbalzo Raul Giommetti, dal numero 18 Giulio Bianchi, e va in attacco ancora Costone Siena, va in questo secondo punto a canestro, 2-0, partenza in salita per i nostri ragazzi, toccato, va ancora sotto mano con il piede, ha toccato duro il pallone e sarà rimessa per la formazione. Vediamo il secondo arbitro Andrea Panelli che coadiuva Tommaso Sgherri con al tavolo della giuria il segnapunti Borgia Pietroluigi Cronomen Vera Baracchia, 24 secondi Giulia Faralli, l'osservatore Antonio Massafra, mentre va in attacco la formazione possesso da lunga distanza, la mette dentro, si presenta lo zar lituano e il nostro Kirlis accorcia il gap, Kirlis con questa bella tripla a rimbalzo, la meglio ancora Roggio metti, passa dietro sotto mano, ottimo, bel servizio, mentre il pubblico di Fede Senese si fa sentire nei gradoni della palaestra in Arezzo. 6-3, non va, rimbalzo questa volta, non trova il ferro. In attacco questa volta non si trovano i due senesi, Chiti Giulio, fratello di Filippo, di Leonardo, scusate, il numero 11. Rimessa in gioco, 6-3, vantaggio della formazione ospite. Si va nel semicerchio, Matteo Cudini dà a Raul Giommetti, Raul Giommetti sulla corsia di destra, con il sinistro, si gira molto bene, Kirlis Laurinas, 6-5 per la formazione di casa, in attacco possesso per la formazione con il numero 15, Tognazzi, lungo, questa volta. Ciao Giommetti da Giulio Bianchi, il metronomo eccezionale, taglia tutto il campo e poi perde la sfera, palleggio inefficace, taglia la metà campo, transizione per la formazione giallo-verde del Costone Siena, vediamo se è venuto con il braccio da lunga distanza, cerca il numero 10, dà la spinta determinante per in casa, decisiva, 8-5, Matteo Cutini, pallonetto per Gramaccia da Giulio Bianchi, finta il tiro e poi mette giù Matteo Cutini, perde il pallone Raul Giommetti, ma tocca
in ultima istanza ben in casa, sarà rimessa per la formazione Bianco Amaranto, che è partita con il freno tirato in questo quinto turno di campionato. Classifica generale seconda, unitamente a quattro formazioni in questo livellatissimo campionato. Non va questo tiro velletario di Gramaccia sulla sirena. Abbiamo 8 punti da Sile Prato, 4 partite, 4 vittorie, poi tutte le altre, Amesba, Carrara, Carrara Mini Basket, Carrara 5 e Meloria. Non va, rimbalzo, meglio il numero 8, Angeli, e l'entusiasmo del pubblico di Fede Senese, arresta il tiro del numero 18, va, rimbalzo ancora Chiti, Giulio, secondo tentativo, la mette dentro, partenza eccezionale. Angeli va a realizzare, è sulla linea, cerca di strappare il pallone, va in contropiede, non va. E il numero 15 Tognazzi è stato disturbato da Matteo Cutini, primo fallo commesso, ma chiaramente in fase di tiro, quindi sono due tiri liberi che dura 10-5, partenza eccezionale, doppia cifra la formazione dopo poco meno di 4 minuti di gioco. Una partita, diciamo, importante dopo l'exploit di Ponte de, espugnando il campo con 20 punti di vantaggio. La formazione di coach Leria Giuseppe, coadiuvato da Pasquinuzzi Mirko, fisioterapista Simone Maracci, dottor Simone Maracci, accompagnatore Ruggero Carotti, addetto agli arbitri Fabrizio Pierotti. La formazione composta da capitan Baracchi, giovanissimo della formazione aretina, Elia Baracchi, Lorenzo Dolfi numero 5, Matteo Cutini numero 8, Laurina Spirilis numero 9, 10 Samuele Gramaccia, 11 Pietro Vannini, 15 Giovanni Chini, 18 Giulio Bianchi, 20 Stefano Calzini, 27 Stefano Liberto, 40 Raul Giommetti, 55 Carlo Provenza. La formazione senese a disposizione questa lista consegnata a due arbitri, numero 4 Ricci Matteo, 5 Mini Edoardo, 6 Ceccatelli Marco, 8 Angeli Valerio, 9 Paniti Matteo, 10 Benincasa Duccio, 11 Chiti Leonardo, 12 Catoni Filippo, 13 Chiti Giulio, 16 Tognazzi. Non va il primo di Tognazzi, 18 Bruttini capitano, Luigi 19 Curti Pietro l'allenatore. Va il secondo, Braccagni Francesco l'allenatore, coadiuvato dal Guido Zani primo assistente, secondo assistente Mario Cannoni, Catoni Sergio l'accompagnatore. Entrato, non va in questo, ora è stato strattonato ai limiti della regolarità Gramaccia, e alla formazione giallo-verde, buona la sua iniziale interpretazione. Fallo commesso, ci sembra, assegnato a Matteo Cutini. Giulio va, marca Benincasa, un attacco, sportellate nella zona pitturata mentre sta per entrare capitan Bruttini, cerca e la mette dentro, ancora due punti, non deve assolutamente. 13-5, si fa difficile il recupero, ottimo questo servizio di Kirlis, Laurinas, Stefano Liberto, finta il tiro, ancora Gramaccia va a recuperare il pallone, Giulio Bianchi calpestato dal capitano Bruttini, esperienza, finta e poi va fino in fondo, va nel cono d'ombra di Gramaccia il difensore dentro la lunetta, il numero 8 Angeli. Si riparte con questa rimessa in gioco di Gramaccia e va Kirlis Laurinas, lo zar. Ed ora esce Gramaccia, gli subentra Dolfi, Lorenzo Dolfi. Lorenzo Dolfi.
diretti a conoscenza da quest'anno il suo ingresso, diciamo, nella Coppa Toscana, il suo ingresso unicamente a quello di Laurinas ha fatto la differenza, cavalcando risultati importanti e conquistando le finali nazionali. Quindi ancora una partenza, e questa volta due tiri, e partenza con handicap per la formazione di casa, 13-5 e due liberi su Ben in casa. Vediamo come sarà Giulio Bianchi, ci vuole una scossa che ha cercato di dare Peppe D'Elia ai propri ragazzi con il time out tecnico, ma non è servito. Ancora 4:40 al termine del primo parziale, 13-5, cerca la tifoseria di infastidire con le urla l'atleta che inesorabilmente trafigge i nostri ragazzi, i nostri colori. 15-5, ed ora perde Dolfi il pallone, Laurinas retrospalla, vediamo il blocco in attacco e va Laurinas da quasi 10 metri. Laurinas Pirtlis, sono tutti i suoi punti realizzati praticamente dalla nostra formazione, cerca di attutire la partenza veramente veemente, va, si schianta contro Stefano Liberto, ed ora Stefano Liberto cerca di arginare la velocità, la rapidità dei giovani senesi che hanno in Ben in casa in Bruttini e Chiti gli elementi realizzativi. Gran attacco, 15-8, accorciato il tempo, no look, e poi basta la corsia di destra per ancora il numero 8 Angeli, la mette dentro Liberto, ma si gira Carlino Provenza, Matteo Cutini, vediamo, ha cambiato posizione, Matteo Cutini si gira molto bene, strattonato irregolarmente, ma ce la fa, impresa prestigiosa di Matteo Cutini. Non è tanto il punteggio che viene ridimensionato 10-17, ma è la carica adrenalinica mette nei propri ragazzi, nei propri compagni. Vediamo, ed assolutamente ancora una volta l'arbitro assegna questo fallo di ostruzione, a Stefano Oliver, a Dolfi, scusate, e manda al tiro Angeli. Non va il primo. Secondo tiro. Va il secondo. Carlino Provenza, il veste di play, va a servire Dolfi. Ottimo questo servizio. Vediamo come è stato strattonato ancora. Intervento indeciso, nullo cioè. Va a rimbalzo Carlo Rao Giommetti, allarga sul Carlino Provenza, non Carlino recupera il pallone e poi dà a rimbalzo, questa volta è Kirlis, non trova il tripla, 10-18, 8 punti di vantaggio, è un'enormità, ma vediamo se saprà recuperare i nostri ragazzi, sapranno reagire contro una formazione che già ancora un fallo. Questa volta è il secondo arbitro che assegna un fallo al numero 13 Chiti Giulio, portatore di palla, dà il pallone a Lorenzo Dolfi. In attacco la
spalle rivolte, Raugio mette in mezzo, ma gira! Prodezza di Raul Giommetti, mette a canestro, ha referto il suo 12-18, è calato 6 lunghezze da 12 che erano quelle precedenti, non va, rimbalzo, la meglio, Camillo Provenza, vola alto, volancello e poi va, recupera, vediamo da Tergo, va, cerca di dare, la mette dentro, costringe Braccagni Francesco a prendere, a ridimensionare la sua difesa contro un Kirlis stratosferico, lo zar lituano che è venuto a dare spettacolo che in questo meraviglioso parterre del Palaestra Mario D'Agata di Arezzo, un fenomeno eccezionale, dopo 8 minuti e 10 secondi ha realizzato ben 3 triple e una e un tiro da 2 punti, un fenomeno veramente mai visto nella nostra palestra, ancorché abbia visto dei veramente eccezionali come lo ricordiamo recentemente il nostro Gian Andrea Fratini, che è volato per altri lidi per motivi di lavoro, ma sicuramente il suo futuro è destinato a ritornare fra i propri compagni peraltro che mancano, sono assenti di il nostro guerriero Claudio Castelli, e la sua assenza purtroppo si è fatta notare da 3 turni con la sconfitta in casa con il Carrara, MC Carrara. E quindi noi auguriamo che ritorni presto tra le nostre fila il nostro condottiero. Termina out e Carlino Proventa cerca di recuperare un pallone impossibile. 15-18, ha accorciato il gap grazie ai 12 punti realizzati da Kirlis. La lungimiranza del nostro presidente, oltre a dotare Arezzo di un'impiantistica eccezionale, veramente a livelli regionali e forse anche nazionali, ha provveduto a dotare anche la squadra. Il sul rigo non va, rimbalzo alla meglio, 1.30 al termine, 15-18, vediamo la reattività dei nostri ragazzi, lo vediamo da come si è finita la spinta iniziale dei senesi, praticamente di lunga distanza Kirlis, questa volta glielo possiamo concedere, 5 tiri, 2 errori e 3 canestri da 3, dicevamo possiamo tranquillamente concedergli 2 errori e 3 realizzazioni, velocissimo, non va, rimbalzo alla meglio Carlino Provenza, il best di play, transizione, supera la metà campo, va, osserva la disposizione, a zona la difesa, va, scivola nel parquet, Raul Giommetti, trova l'ostacolo, poi sale alto, la mette dentro, gli dà il giro, tap in, ancora, ottimo, Kirlis va a cercare il pallone, prodezza anche di Kirlis, fuori campo, Matteo Cutini, eccolo, il contropiede, finta, poi supera l'avversario, torna dietro, ma da Matteo, la sua zona, Matteo Cutini, il ciclone aretino, e va, 18-17, da 18, da 15 a 5, da 18 a 5, siamo 18-17, ha bloccato sul nascere ogni azione della formazione ospite e torna a 18-17, torna in partita, soltanto una lunghezza, va sotto e giustamente la mette a canestro, strada libera per Chiti Giulio che mette dentro il pallone sulla sirena, termina 20-17, ci possiamo stare tranquillamente, 20-17. I due arbitri, vediamo il signor Sgherri Tommaso da Livorno con Panella Andrea da Montecatini, coadiuvati al segnapunti da Borgia Pietro Luigi, al cronometro Vera Varacchi, a 24 secondi Giulia Faralli, con l'osservatore di turno Massafra Antonio di Firenze. Si riparte e Dolfi, il suo ingresso ha dato consistenza ad una difesa fragilissima. Ecco, ritornato nella veste di play il nostro
Giulio Bianchi, metronomo va Matteo Cutini, va Raggio Metti, Kirlis, Laurinas, vediamo, cerca la lunga di sconto, poi no Lucche, Raggio Metti! Raggio Metti passa avanti, ma è stato sicuramente Bianchi che con quel no look ha smarcato Giommetti in una prateria solitaria, realizzandola la meta importantissima, spalle rivolte, è la volta di Tognazzi, perde il pallone, recupera Tognazzi, nulla di fatto, vediamo cosa ha visto il primo arbitro Tommaso Sgherri. Rimessa irregolare, intervento del giocatore dell'atleta retino, rimessa dalla linea laterale, di demarcazione laterale per il Tognazzi. Tognazzi da a Beninkasa, fa salire Bruttini, capitano Bruttini, piede fermo, sulla corsia di sinistra, lungo, non va, Raggio Metti, Candino Provenzal, in veste di piede, la spinge con il suo mancino, fallo! Fallo inizialmente su Dolfi, era sulla linea laterale di destra, sul binario di destra, il fallo ancora in bonus praticamente, le due formazioni, 9 minuti in questo secondo parziale, 9 minuti e 4 secondi. Devastante il punteggio di Kirlis, 12-14, vediamo come il numero 12 Catoni trattenga Matteo Cutini, ma Giulio Bianchi, Carlino Provenza, Principino, no Lucche per Raggio Metti, Matteo Cutini nel regno dei giganti, non va a rimbalzo, questa volta era precario, equilibrio, è stato in mezzo a tre avversari, Matteo Cutini poteva tranquillamente passare il pallone sulla sua sinistra, si era liberato molto bene Raggio Metti, cerca di aggirare, di coprire, non va, rimbalzo Carlino Provenza, recupera sul numero 13 Chiti Giulio, Carlino Provenza supera traversare, un assist velocissimo, non ce la fa a stoppare Raggio Metti, sono azioni che esce Carlino Provenza, l'applauso, si dispera Carlino Provenza per questo errore, la sua velocità, il suo servizio smarcante non è stato afferrato da Raul Giommetti, troppo veloce forse il tiro, ed ha in attacco la formazione giallo-verde senese del Costone di Smederi, palleggio alto, palleggio incrociato, parte il numero, perde il pallone, la norma del vantaggio non c'è qui nel basket, quindi non si procede ma si deve fermare l'azione e dare il possesso alla formazione aretina, con Matteo Cutini che lascia desolato il campo, chiaramente quattro punti, due soli canestri in 10 minuti di gioco, non si addicono ad un atleta che lo scorso anno ha realizzato qualcosa come 447 punti, la mette dentro il numero 13, chiaramente dall'alto della sua stazza. Siamo nel, va Dolfi fino in fondo, a rimbalzo Raul Giommetti, è strattonato dal difensore, addirittura perde un calzino, va rimbalzo, ottimo Gramaccia, c'è solo Dolfi, vediamo come viene atterrato addirittura il numero 13 Chiti Giulio, abbatte praticamente Gramaccia che stramazza, auguriamoci che sia chiaramente la gioventù di Gramaccia, non tradisce Gramaccia, dicevamo un 1999, poco più che 18enne, si rialza prontamente e si procede a dare giusta sistemazione alla zona azzurra nel regno dei giganti, dove praticamente il numero 13 Chiti Giulio
si è fatto vedere in precedenza. Vediamo su Gramaccia, vediamo la sicurezza di Gramaccia, che dà a tutto il roster con serenità, con tranquillità, come se fosse un esperto da 30 anni giocatore. Gramaccia ha rifiutato e va 2 su 2, la percentuale importante che dà l'opportunità alla formazione aretina di toccare gli avversari 22-21. Va il numero 12, Catoni è entrato, va fino a un punto e poi consente, va sbilanciato da Raul Giommetti, è fermo Raul Giommetti, si assegna 2 tiri liberi a Chiti Leonardo. Chiti Leonardo, esce Giommetti brontolando, chiaramente non è stato un fallo di Raul Giommetti, gli è caracollato addosso il giocatore, il numero 11, Chiti, lungo ma va dentro, 23-21, non c'è alcun giocatore, va 2 su 2. Sicurezza matematica dei senesi, in quanto nessuno era a riprendere in fase difensiva, a riprendere eventuale rimbalzo. Matteo Cutini, contratto sotto mano, da sottobraccio per strattonato, ancora è Giulio Bianchi che non viene osservato, vediamo, va addosso, è il numero 6 che scivola addosso, Ceccarelli, ottimo, vediamo il bel gesto, vediamo qua, no. Addirittura, ed ora per i fischi, addirittura, vediamo il secondo arbitro, 26 a 21, è un fallo enorme, evidentissimo, Matteo non prova la tripla, va fino a fondo, dentro, che stavolta si scusa il numero 18 Bruttini, capitano Bruttini, ma fa il fallo prima, impedisce la realizzazione e poi va a chiedere scusa con grande esperienza, con grande magia. Chiaramente una partita importantissima questa, una partita per entrambe le formazioni, assaggiare le potenzialità dei nostri ragazzi in un girone veramente equilibrato. Matteo Cutini, vediamo come se la cava dai tiri da 6,75, e fuoriesce per un'inezia Matteo Cutini, auguriamoci che cambi l'inerzia del gioco, l'inerzia delle occasioni, e va dentro questa volta il numero 6, play Ceccatelli che adesso serve Tognazzi da alla corrente Chiti Leonardo, Ceccatelli per Tognazzi, ancora si fa Ceccatelli dalla lunga distanza, la mette dentro, esulta il popolo senese, 29-22, dopo essere stati per un buon periodo finta Kirlis, ancora una volta non va, perde immancabilmente il signore arbitro Andrea Panelli, assegna distinto alla formazione in maglia giallo-verde, 29-22, tornata a 7 lunghezze il vantaggio della formazione, vediamo, si spingono Carlino Provenzal con Tognazzi cerca gli schemi a difesa alta, vediamo in due, cerca di impedire la realizzazione, va rimbalzo, perde Chiti Leonardo per Tognazzi mette dentro, 11 Chiti, vediamo come esulti la panchina, auguriamoci che i ragazzi aretini trovino il bandolo della matassa, vediamo nella difesa l'assenza di, vediamo Lucche e poi
Carmino Provenzal, fallo di Angeli, manda da due tiri liberi il primo arbitro, il signor Tommaso Sgherri, alla trasformazione. Esce Dotti, rientra Raul Giommetti, il gigante buono. Carlino Provenza, ancora secondo tentativo. Carlino Provenza, auguriamoci che i punti persi da liberi non possano pregiudicare la prestazione generale della formazione aretina. Chiti cerca la lunga distanza, questa volta è Ceccatelli che ha chiesto troppo ai propri mezzi in questa circostanza. Matteo Cutini finta, ancora cerca il compagno, ma no, Lucche per Matteo Cutini, cerca e la mette in un piatto d'argento Raul Giommetti. Esultiamo anche noi con Raul Giommetti, facciamo la nostra parte. Abbiamo visto come Kirlis e il suo no Lucche smarcante sulla destra per Matteo Cutini, il suo servizio, cerca di scodellare, alza il braccio il numero 11, fa valere la sua stazza atletica nel regno dei giganti, entra dentro il numero 5, non va a rimbalzo Raul Giommetti, fa valere i suoi centimetri nei confronti del numero 11, va ancora, ottimo servizio Ramaccio, ancora un evidente fallo sotto, perde il pallone, recupera il numero 6, Ceccatelli, palleggio alto, 3.36 al termine, va fino a fondo e poi da in mezzo a 4, Ceccatelli, corto, non va, dalla lunga distanza deve tirare questo Ceccatelli, cerca, taglia tutto il campo, va sul binario di destra, poi no Lucche per il Raul Giommetti, sbilancia, finalmente l'ha visto, il numero 11 ha visto in questa circostanza il signor Andrea Panelli, nella sezione di Montecatini, ha visto questa irregolarità. E manda Raul Giommetti. Cento di errori, 3 su 6. Vediamo come se la cava Raul Giommetti. Va! Ed è la sicurezza nel tiro che ci sorprende un poco, piacevolmente chiaramente, in quanto Raul Giommetti 2 su 2, ci crediamo, 8 punti già di Raul Giommetti, nonostante sia stato escluso con grande rimostranze dal grande atleta, l'atleta il gigante buono lo chiamiamo, perché non farebbe male ad una... Vediamo ancora la spinta che è stata a rimbalzo, Matteo Cutini cerca e va a Ceccatelli, 2.56 a terra, finta, sotto canestro, in mezzo a 2. Ancora lui ha cambiato zona, ma non ha cambiato metodo di gioco, ci ha dato ancora un fallo il signor Andrea Panelli. Grazie Andrea Panelli, l'ha visti tutti, era a mezza 3 chiaramente, ora non saprà chi ha dato il fallo, lo vedremo. Va il primo Chiti Leonardo, due su due dai tiri liberi, chiaramente a Siena sono degli specialisti, in quanto soltanto un errore di Angeli e di Tognazzi, poi tutti realizzati. E va Carlino Provenza, allarga sulla corsia di sinistra, Kirlis, blocca in attacco di Raul Giommetti, mano vellutata, Raul Giommetti cerca, perde il pallone, poi da rimbalzo 26 a 33, favorevole da Ceccatelli che va, palleggia e poi da servire, bene in casa, ancora Ceccatelli, il play,
segue come un'ombra Kirlisse, su Ben in casa, sotto perde la sfera, arriva Kirlisse, vediamo come il fallo, come commette, ma non c'era il signor Andrea Panelli, c'era Tommaso Sgherri che ha visto quello che doveva firmare, ha visto quello che doveva fischiare, non è che ha dato, ci ha regalato niente, ci ha dato il fallo che era evidentissimo, sicuramente l'altro arbitro, può darsi perché troppo alto, non l'avrebbe segnalato. Kirlisse, vediamo, 3 da 3, 1 da 2 e manca quella da 1. Emozionato forse Kirlisse, sbaglia il primo tentativo, va 1 su 2, 50% di realizzazione. Tenta Ceccatelli da numero 4, il pallone che non trova il canestro, trova la respinta su Matteo Cutini, da in attacco, ottimo servizio di Gramaccia, si gira molto, reverse di Giommetti, doppia cifra, 10 punti Giommetti e Kirlisse, Giommetti lo scorso anno 251 con il 10% di realizzazioni campionato, la Luca per la corsia di sinistra, in accelerazione la formazione con Ceccatelli, corto, non è da mettere dentro invece, è Ceccatelli che dà la spinta, dopo la tripla arriva anche la Maccia, recupera il pallone, sul è il numero 6, commette fallo, il numero 6 va sul braccio e la vista, auguriamoci che possa cambiare sistema di visione del gioco il secondo arbitro e veda tutto quello che c'è da vedere, non quello che c'hai da regalare. Va Gramaccia alla lunetta per 6,75 per cercare la trasformazione. Gramaccia 2 su 2 in precedenza, e vediamo precisione balistica millimetrica, ha sfiorato il primo con un movimento quasi rettilineo Gramaccia, vediamo, non alza, questa volta alza più la parabola, alza maggiormente Gramaccia, 100% di realizzazione, va a riposarsi, lascia, rientra Dolfi, Lorenzo Dolfi che non ha mostrato ancora il suo standard, non è, vediamo, reverse, cerca reverse, Raul Giommetti impedisce a Ceccatelli che esce con il pallone, 46 secondi al termine, blocco, va Matteo Cutini, impedisce, e va, la mette dentro con tanta fortuna, cosa che non abbiamo avuto noi, ed ora fallo antisportivo, fallo secondo arbitro, abbiamo visto dalla parte del pubblico, e comunque grande fair play da parte di tutti gli atleti, la prima cosa che fanno, vanno a scusarsi con il giocatore offeso chiaramente fisicamente, quindi è Ben in casa che va a cercare attenuanti dal primo arbitro ormai, e va Kirlisse, Laurinas, lo zar lituano che è venuto qua alla corte aretina per cercare di dare spettacolari risultati, vediamo, va con sicurezza, sembra che voglia entrare dentro il canestro anche lui, tant'è sicuro Kirlisse dopo l'errore in precedenza, 2 su 2 e possesso ai nostri ragazzi che con Lorenzo Dolci 33 a 37 meno 4 che con questo possesso potranno rendere meno precario, meno difficoltoso, vediamo lo strappo Dolci, vediamo come è segnato Dolci, avrebbe avuto del miracoloso, vediamo
esce con il pallone, Dolucche la mette dentro in contropiede, viene in casa Laurinas, vediamo il fallo su Laurinas, non va. 39-33, termina con questa azione veemente questo primo tempo lungo. Ma è in partita la nostra formazione, tutto ancora da giocare, tutto ancora da individuare, anche se chiaramente bene in casa Chichi e Tognazzi devono esprimersi al meglio, ma dovrà esprimersi ancora al meglio molti elementi, soltanto Kirlis e Giommetti sono al top e Gramaccia da Live sono al top della condizione, quindi dovranno svegliarsi gli altri e il nostro Peppe D'Elia saprà come fare negli spogliatoi. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, dove stanno per scendere in campo per il secondo tempo lungo la Men's Ball, a sinistra dei vostri teleschermi la Vismederi Costone Siena, 39-33 in favore dei senesi in questo match, veramente il cui significato ha un valore, ha un fascino particolare e un valore immenso, la partita spartiacque, chiaramente il valore dei nostri ragazzi valutando il Costone Siena che ha soltanto 2 punti ma da recuperare una partita con il Pontedera, quindi chiaramente fanalino di coda pressoché è alla nostra altezza e allora dobbiamo tranquillamente vedere se noi siamo in grado di battere questa formazione che ha iniziato veramente in maniera più che rapida nel primo parziale, particolarmente 17-20, finito 17-20, ma il vantaggio enorme 17-10. Andiamo in attacco alla formazione, ottimo, e la mette dentro Kirlis, Laurinas, rubato il pallone ed Olfi ruba il pallone, primo fallo di squadra in questo secondo, terzo tempo corto, dicevamo 33-39 i punti segnati, Cutini 4, 14 Kirlis, Gramaccia 4, Giommetti, ma sono Giommetti, dicevamo 10 punti, ma sono praticamente la percentuale bassissima, 36%, 10 su 28 contro il 60% della formazione ospite, il 43% scusate, 15 su 35 che la dice lunga su questo risultato, quindi devono affidare la precisione balistica. Matteo, il ciclone aretino, la mette dentro, deve trovare la sua percentuale di realizzazione che è stata nel passato il 17-20 su partita, e vola alto il numero 6 Ceccatelli, 41-37, si va per linee orizzontali. Dolfi va a girante questa manovra dei nostri colori, vediamo con quanta irruenza, con quanta sì, va, la mette dentro ancora Lozara, Kirlis, 39-41, tornata a 2 il gap da 6 lunghezze, 2 forse, vediamo, e va sul canestro, vediamo la 2 liberi assegnati al numero 11 a Chiti Leonardo, che ha il 100% di realizzazione, Chiti Leonardo con 4 realizzazioni su 4, quindi sicuramente va il primo. Anche da 1 praticamente siamo, non va, a rimbalzo, a Evola, alto Dotti a recuperare. Giulio Bianchi lascia al, il pallone va a recuperare.
ritorna finta, vediamo se libera molto bene Raul Giommetti, dai vai, vediamo, sotto mano Matteo Cutini, va giù questa volta Matteo Cutini, 41-42. E abbiamo detto, velocissimi i senesi, sono partiti, sembrava aver toccato il linea di demarcazione, è calato il ritmo o quantomeno la precisione, e questa volta ravvisato dall'arbitro Andrea Panelli, questa infrazione, questa irregolarità dei senesi assegna praticamente l'ultimo scontro con i senesi lo scorso anno in Coppa Toscana, fu 70-58 la vittoria degli aretini, e vediamo se in questa circostanza nel campionato finta il passaggio braccato dall'avversario senese, va, libera, tocca in attacco, si libera molto bene Matteo Cutini da lunga distanza, non va, a rimbalzo e va, Doppi recupera, Matteo Cutini prova, cerca, è liberissimo, Kirlis, finta, è fallo! E guardate, guarda, e va! Raul Giommetti ancora, 43-42, torna in vantaggio, ancora 43-42, è passato in vantaggio la formazione aretina grazie al canestro, ma è stato strattonato, è stato messo giù, Kirlis ha avuto un trattamento veramente poco consone alle regole sportive dello sport. Vediamo conciliarlo fra due arbitri. In questo istante un time out è chiesto dalla formazione ospite, 43-42 con quell'esperto Francesco Braccagni che cerca di riportare ai fasti la formazione senese di un tempo, la formazione senese passata in vantaggio, ora deve crederci, la carica adrenalinica deve esplosa in questo istante con il sorpasso 43-42, l'esplosione di gioia del tipo aretino con i ragazzi del Palasport Extra. Mario D'Agata di Arezzo sta cercando di spingere verso la vittoria la nostra formazione, ancora non abbiamo la precisione balistica che ci ha fatto vedere nei turni precedenti. Giommetti si libera e poi scodella, carambola, tocca tutto il ferro, circonnaviga il ferro e poi termina out questo tiro in sospensione di Giommetti, in attacco la formazione giallo-verde. Vediamo, ed ora si fa dura fisicamente, cercano il numero 11 che va, cerca, vediamo il trattamento che riceve Giulio Bianchi, vediamo, perdono il possesso e perdono la tramontana in questa fase di gioco, i senesi innervositi dal superamento, dal sorpasso effettuato dalla formazione aretina, deve credere le proprie potenzialità, l'ha mostrato ampiamente la formazione aretina, devastante Kirlis con 18 punti, granitica la difesa di Raul Giommetti che nonostante tutto ha realizzato qualcosa come 12 lunghezze, mancano quelle di Dolfi, le realizzazioni di Dolfi, di Bianchi e sicuramente Gramaccia, non possiamo accontentarci di 4 punti realizzati da tiri liberi, va in attacco, transizione per la formazione di casa, è Giulio Bianchi, si va sul semicerchio, va in attacco Kirlis, lo Zar, Matteo Cutini si gira e poi e ancora una volta in mezzo a due, in mezzo ai colossi, Matteo Cutini ha commesso fallo, il numero 10 ben in casa sulle mani di Cutini, rimessa ancora in bonus le due formazioni
3 falli per la formazione ospite e 2 falli di squadra per la formazione aretina. È rimessa per la formazione di casa 43-42, vediamo, è in perfetto equilibrio, ancora tutta da decifrare questo turno. Sotto mano, ottimo, Matteo Cutini, corto questa volta, non va, ritrova due errori grossi, ci penalizzano. Dai, vai per Ben in casa, vediamo cosa ha visto. Numero 13, vediamo la formazione, cerca di liberarsi del diretto Bruttini, cerca la lunga distanza, non va, rimbalza la meglio e rimbalza, doppio tocco del numero 13, ci sembra, del numero 11 Chiti, cerca sotto mano. Commette fallo, no, Giombetti sul portatore di palla. Due liberi. Rientra in campo Gramaccia, vediamo, partita equilibratissima. 5 minuti al termine del terzo periodo, 43-42 in favore della formazione di casa, ma due liberi. Caratteristica morfologica da gigante. E non va! Sono serviti a qualcosa fisti dei nostri supporter. Chiti contro, non va, ha perso la tramontana Chiti, vediamo, toccato il pallone l'atleta giallo-verde, è possesso per la formazione di casa. 20 secondi, esce Chiti, e subentra il fratello Giulio, servito Laurinas, Pirlis, elegante palleggio, perde e poi semina due avversari, lascia libero Matteo Cutini, non ce la fa, Matteo nel momento del bisogno, va in doppia cifra Matteo il ciclone, 45-42, deve crederci la formazione aretina, ed ora ci vuole l'entusiasmo del pubblico, capisce il momento del bisogno, vola alto, non va, rimbalzo, bravo Giombetti, in elevazione, strappa il pallone all'avversario e poi lo dà, ottimo, con un salto acrobatico, Kirlis Laurinas che ritorna nello standard, vediamo. Mano delicata, vellutata, ma non va. Raul Giombetti, nonostante il fallo commesso sulla testa di Raul Giombetti, dietro spalla. Raul Giombetti non ce la fa a chiudere l'avanzata di Benincasa. Benincasa là sulla corsia di destra. Gramaccia. Due liberi, chiaramente 5 falli di squadra per la nostra formazione. E Benincasa supporta la lunetta per la trasformazione. Fischi sconcertanti. Va il primo. È Bruttini, scusate, Bruttini numero 18, ma sono numeri che a distanza. Va anche il secondo, 2 su 2, doppia cifra, 10 punti, 45-44, punto a punto. Ora questo terzo periodo a riportare, si libera molto bene Matteo Cutini, vediamo come lo spinge da terra, in mezzo a due, in basso, Raul Giombetti, la mette dentro Raul Giombetti, nonostante falli subiti, Raul Giombetti. Vediamo come lo sfondamento di... Ancora. E vediamo lo sfondamento su Matteo Cutini, non è stato ravvisato. Ed ora altri due tiri liberi, chiaramente...
dal libero 47-44. Eravamo ma lascia mestamente il parquet. Richiamato per simulazione, assolutamente ci sembra nella pallacanestro un fallo del genere, nella velocità di gioco capire che la mette dentro con sicurezza matematica l'atleta senese. Alza la parabola, ben in casa 2-2. Cardino Provenza 47-46, torna a 1 il vantaggio, cerca, ottimo servizio sul numero 10, Gramaccia, Scodella, Gramaccia che la fa, Gramaccia in movimento va a segnare il tiro che mette in vantaggio Arezzo di 3 punti. Ottimo Gramaccia, ruba il pallone e poi c'è il ritorno del numero 18, non va a rimbalzo, Gramaccia su tutti, segue come l'ombra il numero 9 Panic, Carlino Provenza taglia tutto il campo e poi da vediamo come su Raggio Metti il numero 13 Chiti Giulio abbia commesso un fallo, vediamo, sono già 3 falli assegnati con i tiri liberi agli avversari, ancora noi siamo a 4 falli di squadra, in questa circostanza è Matteo Cutini che si porta la lunetta per la necessaria trasformazione per farlo subito. Partita importante, abbiamo detto, dal fascino particolare contro i senesi, storici avversari. Veduto la sistemazione del parquet, 49-46, arresto e non va, è la tripla che è iniziato veramente in maniera fantastica con 3 triple nei primi 10 minuti di gioco, cerca, va canestro, si gira. Ancora un fallo ravvisato. Due tiri liberi. Aveva dato la rimessa, si aspettava una rimessa in gioco. E da 2 tiri liberi a Tognazzi. Tognazzi, 50% di realizzazione a tiro libero. 1-2. Non va. Si prende gioco. Questa circostanza 49-46, rimane a 46, va il secondo, 49-47, Carlino Provenza in attacco sul binario di destra, vediamo a zona la difesa, Chirlis, dai vai, Gramaccia manca il suo, Carlino Provenza ha messo il fischio in bocca al primo, il secondo arbitro. Ceccatelli supera il perimetro, va dentro, si porta dentro, a rimbalzo, oh, Giommetti, ottimo con il contagini, Matteo Cutini, vediamo, no, Matteo Cutini, clamoroso, è stato sicuramente il numero 8, Angeli, a commettere ancora.
Bambino Provenza, in mezzo a due, in mezzo a due. Ancora penalizzati da un comportamento, da una decisione arbitrale che non ci aspettavamo. Vai primo. Vai secondo di Tognazzi. Ed è perfetto equilibrio, 49 pari, 1:15 al termine del terzo periodo, e saranno, si preannunciano, una finale di partita veramente a cardiopalma, intensissima. Cercate di recuperare energie fisiche e mentali, vediamo le marcature strette, ma qui l'assenza del guerriero Claudio Castelli si fa sentire maggiormente. Vediamo, aggira tutta la difesa e poi imprecare equilibrio. Vediamo come sia stato strattonato Dotti. Cardino Provenza segue Ceccatelli. Si ridimensiona, si fermano gli atleti con Bruttini, capitano Bruttini, Angeli, Ceccatelli. Ceccatelli, Tognazzi, sotto mano. Vediamo. Vediamo questo arbitro, le ha combinate di tutti i colori, questo arbitro, sentiremo dopo i più esperti, vediamo, non si trovano d'accordo neanche con, non si trova d'accordo Andrea Panelli da Montecatini, lo ricorderemo spesso nelle nostre cronache, questo arbitro. Non va il primo, è l'unico. Di capitan Bruttini. E Tognazzi. Tognazzi, 49 pari. Tognazzi ancora riceve, recupera il pallone. Ma arriva ancora Angeli, non va sulla sirena, 22 secondi ancora al termine, quindi un possesso per i nostri ragazzi, mentre c'è una sostituzione. Gramaccia va a rimettere in gioco il pallone, retrospalla di Kirlis, Cardino Provenza sfrutta tutti i secondi, 15 secondi al termine. Kirlis, vediamo come abbia toccato duro. Ed ora due tiri liberi anche per noi. Kirlis. Kirlis. Applausi per Gramaccia che lascia il terreno di gioco, è una fase tattica, 11 secondi al termine. Vediamo sicurezza balistica, Kirlis va a difendere Stefano Liberto, mentre Carlino Provenza in mezzo, va 2-2. 51-49, 11 secondi al termine ed ora la panchina giallo-verde guidata da Francesco Braccagni dà la disposizione per gli 11 secondi di questo terzo periodo, 51-49 in favore della nostra formazione, dallo schema tattico da seguire per cercare di andare a canestro in 11 secondi. È un arbitraggio non all'altezza dell'attesa, una formazione quella senese
abbastanza ostica, non cattiva, non fallosa, ma ai limiti. E l'arbitraggio indeciso e veramente in contrasto con le nostre aspettative. Hanno favorito forse in qualche circostanza gli avversari che sono una squadra velocissima, giovanile, con elementi importanti, Bruttini, Tognazzi e Chiti, sono elementi di tutto rispetto. Va in attacco Ceccatelli, supera la metà campo, e 5 secondi, va, cerca, perde il pallone, non va, rimbalzo, e va, 51-49, termina il nostro vantaggio dopo essere stati sotto nel primo 17-20, 33-39 nel secondo, 51-49. Auguriamoci che sia la spinta indispensabile e necessaria per portare in volata, fare una volata al photo finish e conquistare la partita. Noi ci risentiamo tra poco. Ancora insieme qui al Palasport Est di Arezzo, dove sta per avere inizio questo quinto turno di campionato Serie C. 51-49, vantaggio la formazione di casa dopo essere stata sotto nel primo e nel secondo set, 17-20, 33-39, passata in vantaggio negli ultimi periodi, quindi si è bloccata la sirena, sbloccata prontamente dal tavolo della giuria composto da segnapunti Borgia, Pietroluigi, la cronoma Vera Baracchi, 24 secondi di Giulia Farali, possessa formazione di casa, ancora Matteo Cutini, che vale, smarcatissimo Carlino Provenza, la bomba di Carlino Provenza, nel principino, si è sbloccato 55-49. Abbiamo visto come l'esultanza degli amici senesi in panchina sia calata sensibilmente, cerca di recuperare, va Kirlisse in fase difensiva, no Lucche, vediamo, va contro Tognazzi, che va a scusarsi prontamente. Abbiamo visto come l'acrobazia di Carlino Provenza nel momento topico, nel momento decisivo, abbia fatto ammutolire l'intera panchina ghiacciata, chiaramente esultanti del primo e del secondo parziale, quando tutto andava in loro favore. I nostri ragazzi ancora non ha finta al tiro, e poi si riporta, cerca la bomba che non arriva, per un'inezia la bomba che avrebbe fatto esplodere il Palasport Est qui ad Arezzo. Sguscia in mezzo a tre, non va, a rimbalzo, la meglio Giulio Bianchi, transizione, va sulla corsia di Carlino Provenza, da Mandafo, out, tocca improvvidamente il pallone Angeli, ma vediamo il numero 6 Ceccatelli ad dire qualcosa ai nostri ragazzi che ascoltano senza alcun timore reverenziale. Ottimo Gramaccia fa girare il pallone per Giulio Bianchi, Matteo Cutini arresto e tiro, Matteo Cutini, peccato, si deve avvicinare nella zona pitturata, nella zona azzurra, è la sua mattonella praticamente, cerca con il mancino di servire Angeli da dietro a Bruttini, la fatica si fa sentire anche per Angeli, cerca la bomba che non arriva, in mezzo a due si fanno prendere il pallone, Ceccatelli chiama gli schemi, Ceccatelli aggira e poi mette, ostacolato da Carlino Provenza. Manda bene in casa, 4 su 4, quindi ci aspettiamo oh!
2 su 2, 100%, 54-51. Vediamo come è braccato, eccolo il tier list dal numero 10, ben in casa. Carlino Provenza, non va, vediamo, ancora Carlino Provenza, si alza. Perde il pallone. Sotto canestro, Matteo Cutini. Tempo non segnato, va fino a fondo Matteo Cutini e poi è il numero 8 Angeli. 1-1 fallo di squadra, ma chiaramente 54-51 l'assenza del guerriero del nostro Claudio Castelli da alcune settimane rende problematica la difesa dei nostri ragazzi. Ed ora rientra Raul Giommetti. Raul Giommetti peraltro ha realizzato qualcosa come 12 punti, quindi non soltanto difensore estremo baluardo difensivo ma anche realizzatore, alcuni in acrobazia, in avvitamento eccezionale. Si procede alla pulitura del parquet. Si riparte, Gramaccia va a servire Carlino Provenza. Carlino Provenza in crescendo, veramente eccezionale la sua città. Servito Matteo Cutini, dai vai. Poi gli conta, vediamo. Raul Giommetti, esce ancora il numero 6, c'è Catelli. In mezzo a due, uno spazio aperto, non va, a rimbalzo. E la mette dentro il numero 13, Chiti, Giulio, 54-53. Gramaccia non va, passa ancora lui, Ceccatelli, 53-54, è un momento topico, un momento che arresto, la mette dentro il numero 6, Ceccatelli, il numero 6, è il più prolifico a sto punto, diciamo così, 11 sue lunghezze. Bruttini, 6 Tognazzi, 2 Chiti, 7 Chiti è il top score, mentre 10 lunghezze Cutini, 10 punti Cutini, 20 Kirlis, Gramaccia 6, 12 Giommetti, quindi una 55-54, torna in vantaggio la formazione ospite. Riprendono fiate morali i ragazzi di coach Braccagni. Vediamo, deve crederci De Via e la sua equip in questo risultato, che deve dare continuità, potrà dare quella carica agonistica. Vediamo come Ceccatelli sia l'elemento più vivace, più elettrizzante. Va a seguire, vediamo, tocca con le braccia il nostro atleta Kirlis, finta, e vediamo, si dispera Braccagni, si dispera e chiede lumi al secondo arbitro. Chiaramente c'era l'arbitro sotto il canestro. Vediamo, ha visto bene. È il numero 8 Angeli che è stato redarguito. Ancora rimessa in gioco per i nostri ragazzi. È sul pallone Gramaccia. L'errore. Vediamo il
54-55, 6-32 al termine, un punto di vantaggio per i senesi, non ci voleva questo fallo. Deve cercare di invertire l'inerzia del gioco, recuperare il possesso. Ceccatelli, l'elemento più in per la formazione. Ceccatelli spinge Giulio Bianchi da Tergo, ancora Ceccatelli, lei che dà a Cognazzi il pallone, cerca di arrivare, vediamo l'intervento di Giulio Bianchi, ottimo per Pirlis. Va a servire Matteo Cutini. Vediamo, spinge Raul Giommetti, 54-55, non realizza. Ceccatelli, il motore della formazione ospite. Ceccatelli, supera Raul Giommetti, poi da sotto Angeli, il pallone 57-54. Ritorna il Pigolo, ritorna la carica elettrizzante della panchina, l'entusiasmo si fa sentire. Arresto istantaneo. Matteo Cutini in mezzo a tre. Matteo, ottimo. Ancora una volta e c'è la nostra strada, c'è il signor Andrea Panelli. Si riparte, 54-57, sostituzione. Veramente al cardiopalma questa. Detta ritmi di gioco. Ceccatelli ancora una volta a uomo, la difesa va fino a fondo e la mette sulla mano. È Ceccatelli che mette Angeli in condizione di realizzare, 59-54, ed ora si prospetta Giommetti. Vediamo in due, si avventano su, vediamo si avventano su Dolfi. Veramente elettrizzante, momento decisivo, 59-54, 5 punti di vantaggio per la formazione ospite. Sono un vantaggio enorme, ma non impossibile recuperare. Esce Gramaccia, non al top, Matteo Cutù torna a difendere la sulle orme di Angeli, e lui è questo numero 6, Ceccatelli, che è veramente l'eroe di giornata. Non va, rimbalzo Matteo Cutù, va a servire. Non si trova Pirlis, si sono scambiati due atleti e sono momento topico, momento di grande tensione emotiva. Deve assolutamente mantenere la calma, la formazione va dietro e Ceccatelli chiama gli schemi, vediamo come Dolci sotto canestro. Giulio, 61-54, ed ora 7 punti e 4 minuti al termine, sono un'enormità. 54 ancora al palo, 54-55, un punto di distacco, siamo arrivati a 61, 6, 3.
tre canestri contro gli zero realizzato dalla nostra formazione, la dimostrazione di un periodo di carenza di realizzativa. Chiaramente il loro segreto è il numero 6, Ceccatelli, che ha macinato chilometri importanti. Entrato come secondo, Ceccatelli ha trovato nel secondo tempo Dolci, non va Pirlissa, si dispera, Pirlissa calato, Pirlissa praticamente la marcatura di Bruttini su Pirlissa ha rallentato notevolmente. Mentre passa il tempo, inesorabilmente utilizzano blocco in attacco, perde il pallone e va Chinnissa. Due tentativi da tre falliti da Chinnissa, troppi sono, si demoralizza lo zar lituano. 54-61, ci voleva la tripla in questa circostanza per poi procedere ad un eventuale recupero. Si riparte dopo Matteo Cutini. Volti la dieta Kirlis, ancora lui da terra con un bel gesto atletico, Ceccatelli. Ceccatelli cerca la bomba che non arriva, ancora rimbalzo, Ceccatelli da liberissimo, Angeli non va, rimbalzo e Braccagni che si dispera. Vediamo gli ultimi due minuti di gioco. Lorenzo Dolfi, Matteo Cutini, blocco di Matteo Cutini, vediamo, scivola nel parquet, ci vuole anche la scivolata, ci vuole anche la scivolata a tenere basso la percentuale di realizzazione. Dai, vai, Ceccatelli, da Tognazzi. Tognazzi ancora cerca la realizzazione che non arriva. Bravo Giombetti, vediamo Angeli, a Carlino Provenza in attacco. Finta il tiro d'occhi, ottimo reverse che non va. Vediamo anche fortunato questo rinvio di Tognazzi che trova Ceccatelli. Ceccatelli rallenta il gioco nel momento opportuno, vediamo con quanta. Non va a questo punto il tap-in del numero 13, vediamola! Da 54 a 55 in non ci siamo più mossi. Vantaggio di ben due lunghezze, 51-49. Il break, l'inerzia del gioco è stata presa dai senesi, che ci hanno con Ceccatelli, Angeli, condannato a 7 lunghezze di distacco. Cammino Provenza, vediamo, bravo Giombetti, vediamo la marcatura ferma, disturbato in fase di giro, non trova la precisione realizzativa e si va
54-61, ormai è scritto il risultato negativo per noi dopo avere ben in casa realizza 44 secondi al termine, 54-61, 63, i due punti che ci condannano alla sconfitta, una sconfitta poco onorevole contro una formazione che non ha fatto vedere grandi cose, ma siamo stati noi carenti in fase di tiro, calato sensibilmente Kirlis, che aveva iniziato con 14 punti dopo il primo parziale, ne ha fatti soltanto 6 negli altri 3, quindi un calo sensibilissimo che è seguito anche quello di Matteo Cutini, che non ha saputo realizzare veramente la forte difesa imperniata sui fratelli Chiti. Cognazzi Bruttini ha dato filo da torcere ai nostri ragazzi, l'assenza forzosa di Claudio Castelli nella nostra difesa ha determinato praticamente queste carenze difensive che condannano i nostri colori alla nuova sconfitta casalinga dopo quella di Carrara e 15 giorni or sono. Ci dispiace anche per Kirlis che vediamo la marcatura. Kirlis cerca la bomba che non arriva, chiaramente ancora lui, questo numero 6 ovviamente ha la mano magnetica, la mano con il magnete incorporato, recupera tutti i palloni, 54-63, ormai desistono gli atleti senesi. Matteo Cutini in elevazione cerca disperatamente di... Vediamo. E ben in casa che commesso fallo. 4 secondi. Dovranno rendere meno amara la sconfitta, scivola ancora. 64-63 risulta la formazione senese chiaramente qualche remora nei confronti del duo arbitrale, non sempre preciso ed attento, ma chiaramente gli errori gli arbitri li possono commettere, ma sono i giocatori che devono realizzare punti, e oggi non abbiamo avuto la precisione balistica necessaria per sovvertire un risultato che fino al 49-51 per noi pensavamo la reattività dei nostri ragazzi potesse sortire effetti diversi. Poi c'è stato un calo fisico psicologico che ha portato la formazione ospite, i senesi del Bismede di Costone, a conquistare due punti preziosi, e fanno bene a gioire, perché vincere qui ad Arezzo è un'impresa veramente notevole per quello che abbiamo visto fino ad ora. Noi ci confortiamo nel vedere il nostro atleta Claudio Castelli nel terreno di gioco, auguriamoci che presto possa rientrare per dare le giusti correttivi alla difesa, una difesa non sempre all'altezza della situazione, e ci auguriamo che possiamo rivedere una vittoria qui, la prossima sfida casalinga, mentre ci porta Federico Fracassi il risultato, il 19% di realizzazione, 19 su 66, 29% di realizzazione contro il 35%, 22 su 62, la dice tutta, quindi maggior precisione balistica e sicuramente più gioco difensivo sono le basi da cui ripartire. Noi ripartiamo verso le interviste dei nostri ragazzi e ci salutiamo, ma prima di cedere la linea alla regia
sentiremo proprio dalla loro viva voce sensazioni e commenti a caldo, a tra poco. Al termine di un incontro dal risultato negativo è difficile parlare di una sconfitta, raccontare la sconfitta, allora con il nostro grande Federico Fracassi io direi di parlare con grande soddisfazione delle nostre squadre giovanili e di quello che stanno facendo i nostri ragazzi in questo inizio di campionato. Ma sì, lasciando da parte la prima squadra abbiamo avuto un inizio veramente ottimo da parte dell'Under 16 Eccellenza. Abbiamo perso una sola partita lottando con Livorno, che è una vera e propria corazzata di questo campionato, costruita per andare alle finali nazionali e giocarsi anche il titolo italiano. Noi abbiamo perso di misura in casa, poi siamo stati bravissimi ad andare a vincere subito sul campo della Menzana Siena, che insomma storicamente è una squadra a livello giovanile molto forte, e quindi la Chimet è sicuramente la squadra che fino a questo momento ha reso di più. Bene anche l'Under 20, Rosini Impianti, che ha vinto i suoi due incontri in campionato, adesso l'aspetta la trasferta di Scandicci in questa settimana. Poi comunque anche l'approdo in eccellenza delle squadre Under 15, per esempio, che hanno avuto difficoltà, sono convinto che nelle prossime giornate possano sbloccarsi, perché hanno avuto ancora alti e bassi, partite buone specialmente fuori casa, meno in casa, però sono sicuro che nelle prossime partite possano far bene. In questo fine settimana tra l'altro è iniziato anche il primo campionato mini basket, il trofeo esordienti, dove la nostra squadra, il gruppo blu della Nova Verta SBA, ha vinto a Montevarchi per 58, quindi insomma volevo fare i complimenti a questi ragazzi, perché sennò magari se ne parla sempre poco. Un'altra squadra che ha giocato oggi per quanto riguarda il mini basket è sempre della Nova Verta, il 2010, che è andata a fare un'amichevole ad Assisi. Queste sono tappe fondamentali per far crescere il più possibile questi ragazzi, perché vogliamo che già nel passaggio da mini basket a basket possano essere competitivi. Quindi un grande vivaio che darà altre soddisfazioni. C'è già qualche elemento che è stato selezionato, è già stato visionato, è già stato nell'occhio del ciclone di società più importanti? Ma ovviamente oltre ai ragazzi che già sono fuori Arezzo, come Zanini che gioca a Montecatini in Serie B, o Terzillo, i ragazzi dell'Under 16 Eccellenza dell'anno scorso che sono andati a fare tutti i campionati di livello superiore al nostro, ci sono altri ragazzi che stanno provando a venire fuori, ci vuole pazienza. Stasera per esempio da segnalare, in una serata grigia, comunque l'esordio di Vannini in Serie C, ragazzo del Valdarno, di Montevarchi, che è andata a rinforzare l'Under 18 Gold, che oggi era stato chiamato da coach di Lia per questa partita, ha avuto anche se per pochi secondi la possibilità di giocare e di entrare in campo. Costone Siena è campione europeo di Baskin, allora due parole con Vincenzo Frati. Allora, è niente, una grandissima soddisfazione per noi, per la squadra, per i ragazzi, per tutto il movimento, per la società. È stato un risultato veramente di grande prestigio, che un risultato anche inaspettato. Abbiamo cominciato questo progetto 3 anni fa, non pensavamo assolutamente di arrivare a questo livello, a questo titolo. È stata una gioia immensa per tutti, per i ragazzi prima di tutto, perché il Baskin, si sa, è una squadra particolare dove tutti possiamo giocare, però ovviamente per i diversamente abili c'è sempre un privilegio. Quindi è stata la vittoria nostra, è stata la vittoria di tutti, ma soprattutto di questi ragazzi che hanno gioito veramente in maniera eccezionale e ancora continuano. All'allenamento di sabato scorso addirittura erano ancora sempre più gasati, sempre presi. Sapevamo che era una partita non difficile, di più per noi. L'Arezzo farà sicuramente un altro tipo di campionato rispetto al nostro, però devo dire che c'ho un gruppo di ragazzi che veramente si fanno in quattro sia durante la settimana e sia in queste prime partite che abbiamo fatte durante il campionato. Abbiamo fatto 3 ottime trasferte vincendone 2 con squadre accreditate al salto di categoria, e quindi siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto. Sapevamo di venire Arezzo e provare a giocare contro una grandissima squadra, abbiamo difeso fortissimo, sapevamo le bocche da fuoco loro, siamo stati veramente bravi a tenerli bassi nel punteggio e abbiamo lottato veramente tutti anche a rimbalzo, nonostante la stazza fisica
sia inferiore a Arezzo, abbiamo preso credo forse più rimbalzi di loro. Il numero 6, Ceccatelli, sì. che elemento è e che, da dove proviene e quale strada farà? Lui è un ragazzo della Virtus che è stato dato in prestito, l'anno scorso faceva parte della squadra che comunque ha fatto il salto di categoria in Serie B, quindi sapevo quello che mi poteva dare, però non ci scordiamo che è un ragazzo del 99, quindi c'ha da migliorare, c'ha da imparare a giocare per la squadra, non solo per se stesso, però credo che abbia dimostrato in queste partite di stare veramente in questa categoria e credo che a noi ci cambi veramente il passo, come si dice, ci cambia il ritmo spesso delle partite. Abbiamo perso la partita, onore a loro perché hanno saputo gestire la partita sin dall'inizio. Noi purtroppo facendo 3 punti nel quarto periodo non puoi recriminare niente, assolutamente niente. È una partita andata storta. E cioè non è da addossare la colpa a uno o due in particolare, la squadra non ha girato e purtroppo è andata così. Dopo il risultato positivo di Pontedera, 20 punti di vantaggio alla chiusura, l'assenza del nostro guerriero di Claudio Castelli può essere determinante, perché difesa con Castelli, diciamo così, sarebbe stata completamente diversa. Diciamo che con Claudio in campo la difesa ha una regia diversa. Claudio sa guidare la difesa, è un punto di riferimento. Speriamo nella pronta guarigione e pronto recupero di Claudio. Comunque ciò non toglie che anche gli altri, anche con l'infortunio di Claudio stesso, gli altri hanno le potenzialità per fare diversamente. Come ho detto prima, la partita è andata così, chiudiamo questo capitolo, lavoriamo in settimana per la prossima partita, che è un impegno in trasferta non di poco conto con il Prato, che oggi ha avuto anche lui, ha avuto uno scivolone a Fucecchio, però è una delle più agguerrite per il titolo finale. Grazie a Carotti Ruggero, dirigente della scuola basket Arezzo, da Mensba, e auguriamoci che sia lo scivolone anche noi casalingo, una giornata nera per i nostri ragazzi.